Passiamo ora all'inaugurazione dell'evento, contatto di taglio del nastro. Vi ricordo che oggi c'è il top della nautica veneta. È l'inaugurazione del Chioggia Boat Show. La maggior parte dei distributori sono e Marina del Sole. E invito l'altra parte a diventarlo. Do la parola a Marino per l'inaugurazione. Cari amici, cari espositori, gentile pubblico, gentilissimi clienti che sono la parte fondamentale dell'azienda, un'azienda che non ha clienti, che non ha ospiti, non va da nessuna parte. Io a nome di Assonautica Italiana, Assonautica Venezia, a nome di Marino Di Brondolo, caro amico e collega di altissimo livello professionale Roberto Bosco, la sua famiglia, il suo papà, la mamma, i figli, la moglie, a nome di Marina del Sole, del mio staff, del mio team, di chi c'è e anche di chi non c'è più, sono onorato di inaugurare questa 12ª edizione di Chioggia Boat Show. Abbiamo cominciato 13 anni fa, vi ricordo che da poco ce ne siamo tutti dimenticati, lo vogliamo anche dire. Da poco tempo abbiamo chiuso l'esperienza del Covid, per questa ragione in 13 anni abbiamo 12 edizioni, per un anno abbiamo dovuto sospendere la nostra manifestazione. Sono stati 13 anni di impegno, di crescita. Oggi il team, grazie all'impegno di tante persone, uno tra tutti Nino Gobetti del Chioggia Boat Show, è un team vincente. Gli espositori, qualcuno ogni tanto ha qualche rinnovamento, quindi cambia qualche espositore, fa parte di tutte le mostre, garantiscono insieme alle due aziende che ospitano il Chioggia Boat Show una vastità di prodotti e dei servizi di altissimo livello. Siamo una piccola realtà della manifestazione nautica italiana, però è da questa piccola realtà che nascono tanti interessi. Le manifestazioni di questo tipo servono per portare a casa clienti, per diffondere cultura nautica, per essere in grado di capire che la nostra attività non è solo un'attività lavorativa, ma è un'attività esistenziale. Professionalmente i porti turistici, le darse di Chioggia, sapete che siamo tanti, pensate che Chioggia ha 3.500 posti barca tra 13 darsene, realtà unica in Italia, insieme allo stesso comune, credo che non siamo neanche tanto secondi in Europa. È una realtà che ha sviluppato economia, socialità, lavoro e armonia. Ieri ho inaugurato insieme allo Yacht Club di Venezia la Venice Hospitality Challenge, che vi invito a venire a vedere sabato 14 bacino San Marco, la più bella regata velica del mondo. Compie 10 anni quest'anno, quindi noi siamo un po' più anziani della Venice Hospitality Challenge. E in quella occasione è stato detto: siate cacciatori di vento, di bellezza e di sogni. Ecco, l'invito che vi faccio io oggi qui è lo stesso, che noi riusciamo ad essere cacciatori di mare, di vento, di bellezza e di sogni. I nostri sogni, i vostri sogni, i sogni dei nostri clienti, del nostro pubblico, sono i sogni che ci permettono di avere l'entusiasmo di vivere. Se la nostra vita non è fatta di armonia, di bellezza, di impegno, di entusiasmo, è una vita povera. Noi, ve lo assicuro, io vi vedo e vi sento, vi ascolto durante tutti i nostri momenti di comunità, siamo ricchi sotto questo aspetto. Inauguriamo insieme a Roberto questa 12ª edizione in 13 anni. Siate cacciatori di vento, di mare, di bellezza e di sogno. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.